Iniziamo con l'oggetto numero 27. Risponde la Presidente Tesei, Sase S.P.A. La parola alla Vicepresidente Fioroni, prego. Grazie Presidente. Tornare a portare l'attenzione di quest'Aula sull'aeroporto internazionale San Francesco di Assisi e su Sase S.P.A., la società che gestisce l'aeroporto di Perugia, è un atto politicamente dovuto, dovuto per tre ordini di ragioni. Come Lega abbiamo sempre posto al centro della nostra agenda politica la salvaguardia e lo sviluppo dell'aeroporto di Perugia Sant'Egidio, fermamente convinti che l'aeroporto sia strategico per la ripresa dell'economia, del turismo e per la connettività della nostra regione, nella consapevolezza della scarsa visione strategica che nel tempo si è avuta per un asset così importante come questo. In questo senso, già nello scorso mese di febbraio, come quest'Aula ricorderà, la Presidente Tesei aveva risposto alla mia interrogazione in cui si chiedeva di conoscere la strategia della Regione per l'aeroporto, tenendo conto del piano industriale 2020-2024 presentato da Sase proprio in quelle settimane. Nel programma elettorale di questa coalizione presentato agli elettori nel 2019, il rafforzamento dell'aeroporto costituiva per l'appunto uno dei cardini del pacchetto infrastrutture, quindi in una logica di coerenza ancora dimostrata oltre la campagna elettorale. Il 2020 è stato l'annus horribilis del sistema aeroportuale mondiale e non ha certamente risparmiato lo scalo regionale. E la prima parte del 2021 non è stata certamente diversa. La relazione sulla gestione di Sase S.P.A. aggiornata al 31 marzo di quest'anno, illustrata nell'assemblea di soci, evidenziava infatti una perdita di circa 397.000 euro nel primo trimestre 2021 a causa del sostanziale azzeramento dei passeggeri dell'aeroporto di Perugia, che rispetto all'inizio del 2020 ha visto calare i propri passeggeri per un totale di appena 1.809 unità. Tale perdita si è aggiunta poi alla perdita di 1.600.000 euro circa risultante dal bilancio chiuso al 31-12-2020. Annotiamo comunque, ed è da rilevare in senso molto positivo, che i dati del luglio 2021 ci dicono che i passeggeri sono tornati al nostro scalo aeroportuale e sono transitati a Perugia circa 22.000 passeggeri contro i 10.542 dello scorso anno, inferiori solo al 5% ai dati pre-Covid 2019. Certo, questo è da annotarsi all'interno di un quadro di rilancio del turismo che ha dato completamente ragione agli strumenti messi in campo da questa giunta regionale. Abbiamo registrato dati molto positivi quest'estate per l'attrattività della nostra regione in campo turistico. Abbiamo apprezzato che nell'assemblea dei soci di Sase del 21 giugno 2021 sia stata approvata la ricapitalizzazione di Sase e che la Regione, attraverso Sviluppo Umbria, abbia anticipato la copertura totale delle perdite ed abbia interamente sottoscritto la ricostituzione del capitale sociale anche per conto degli attuali soci, fermo restando il diritto di quest'ultimi di esercitare il diritto d'opzione entro il 30 settembre, oltre chiaramente all'esercizio della prelazione sulle azioni che dovessero rimanere inoptate dopo il 30 settembre. Un segnale forte da parte della Regione a ribadire il ruolo strategico di Sase, nonostante l'incertezza derivante principalmente dal Covid, ma anche dal potenziale disimpegno di taluni soci istituzionali. Nella consapevolezza che lo sviluppo sociale, turistico ed economico di un territorio necessariamente connesso anche allo sviluppo del traffico aereo e ad una politica di incentivazione della mobilità aerea per raggiungere obiettivi di coesione territoriale, economica e sociale, anche attraverso l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, interroghiamo questa giunta per conoscere le prospettive per il rafforzamento e rilancio della società di gestione aeroportuale dell'aeroporto internazionale San Francesco di Assisi, alla luce anche dell'eventuale mancata ricapitalizzazione di Sase da parte di alcuni soci, e per conoscere le linee strategiche del piano di risanamento e industriale alla luce della nuova compagine societaria di Sase. Grazie. Grazie Vicepresidente Fioroni. La parola per la risposta alla Presidente Donatella Tesei. Sì, grazie. Rispondo personalmente a questa interrogazione sia per il ruolo che
che ha quale partecipata della Regione per il tramite di Sviluppo Umbria e sia anche per il ruolo strategico che l'aeroporto riveste. Come sapete già, fin dal mio insediamento ho lavorato moltissimo sul risanamento, riassetto e rilancio dell'aeroporto. L'aeroporto è indubbiamente uno degli acceleratori della ripresa di questa Regione. Da solo può saturare una capacità turistica straniera, in particolare dell'attuale dell'Umbria, di 500.000 unità. Può fornirci collegamenti stabili con i nostri mercati europei e un collegamento mediante hub con il mercato mondo, mentre invece tutta l'attività che stiamo svolgendo per avere treni veloci, questi porteranno al collegamento con le grandi città italiane. In sintesi, l'aeroporto è lo strumento fondamentale in un mercato globalizzato per portare in Umbria persone che vogliono visitarla, conoscerla, investire, fare impresa e anche viverci, collegati con l'Europa e il mondo. Prima del nostro arrivo, l'aeroporto regionale era in grave difficoltà d'immagine nella comunità umbra, con partite pregresse purtroppo dolorose da chiudere, basta fare l'ultimo esempio di Fly Volare, con una compagine sociale sfilacciata, corrotte ormai ridotte a poche ed episodiche destinazioni, con immaginifiche scuole di volo ben poco concrete che spaccavano l'opinione pubblica e anche i soci. Il Covid poteva porre la parola fine sul pur essenziale aeroporto dell'Umbria e invece, grazie ad una coraggiosa operazione della Regione, abbiamo ricapitalizzato e guardiamo con entusiasmo al futuro e al nuovo piano industriale 22-24. Mi sembra anche che questa operazione di salvataggio, risanamento e rilancio del nostro aeroporto abbia messo d'accordo tutta la comunità regionale, anche di diversa visione politica, e per come interpreto il mio ruolo, questa unità attorno al nostro progetto veramente mi fa piacere. Entro il 30 ottobre i soci dovranno esercitare il proprio diritto di opzione alla ricapitalizzazione, visto che la Regione è stata l'unica a farsi trovare pronta per la data dell'assemblea, e lo potranno fare nei limiti della quota attualmente detenuta, mentre la Regione potrebbe, in linea anche teorica e ipoteticamente, salire fino al 100% della proprietà. Già in ogni caso, dalle dichiarazioni ricevute in sede assembleare, abbiamo riscontrato la volontà di ricapitalizzare per la propria quota da parte dei comuni di Perugia e di Assisi, oltre alla Camera di Commercio che ha ipotizzato la ricapitalizzazione nell'ordine del 10%. Unicredit lascerà la compagine sociale, ma resta un alleato finanziario forte dell'aeroporto. E mi permetto anche, utilizzando questa sede, di ringraziare anche questa banca con cui abbiamo degli ottimi rapporti, non solo per l'aeroporto ma anche per sostenere questa fase importantissima della ripresa anche per le nostre imprese umbre. Altri soci potrebbero restare o aggiungersi a questa compagine in questa o in altre fasi successive. La mia volontà è che siano soci che contribuiscano al piano industriale ambizioso che abbiamo e che la compagine sociale diventi semplice e caratterizzata da un socio di chiaro indirizzo. Siamo in questo momento impegnati, in questo 2021, di risanamento di SASE, in cui dovremo superare definitivamente in pareggio le complessità del Covid. Come diceva la consigliera interrogante, effettivamente i risultati dei passeggeri nel nostro aeroporto sono molto confortanti. Addirittura, da quello che abbiamo, ancora non è naturalmente il definitivo, ma rispetto ai 20.000 passeggeri del primo semestre, c'è stata anche una ripresa nel successivo secondo semestre, adesso vedremo fino alla fine dell'anno, ma è stata una vera e propria riscossa estiva notevolissima che va di pari passo con l'implemento straordinario dei numeri dei turisti che sono venuti in Umbria e potremmo anche se tutto va come speriamo vada anche dal punto di vista del Covid, potremmo arrivare a chiudere con questo anno con 100.000 passeggeri e sarebbe veramente un numero straordinario.
Quindi, considerata l'importanza strategica del nostro aeroporto, è evidente che abbiamo attentamente in questo monitorato anche la fruizione che il San Francesco può offrire e che tutti definiscono veramente molto ma molto comoda per chi vola da e su Perugia evitando di utilizzare Roma. E naturalmente quello che abbiamo potuto constatare è che chi vola su Perugia resta in Umbria e tra l'altro in questo contesto stiamo registrando numeri molto importanti per la permanenza in Umbria dei turisti che arrivano, quindi stanno allungando i tempi di permanenza. Il 2022, Covid permettendo, dovrà essere il primo anno di piano industriale da 5,5 milioni di euro di contributo dei soci e credo anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che spero ci accompagnerà come ha fatto sempre questo percorso. Dal 2022, Covid permettendo, il piano rotte sarà completo, come partirà il collegamento con l'hub con hub internazionali e quindi la scalata all'obiettivo finale che deve vedere transitare sul nostro aeroporto 500.000 passeggeri, che non è questo dato va visto nell'ambito di un contesto più ampio, analizzato puntualmente dalla nostra agenzia Umbria Ricerche. 500.000 passeggeri porterebbero a 200 milioni di PIL in più per la nostra regione rispetto al 2021, come a dire l'1% in più solo per il rilancio dell'aeroporto. Questo è l'iter che abbiamo seguito e la strada che vogliamo continuare a percorrere e io credo che questo progetto importante, se strategico proprio per il futuro economico della nostra regione, debba essere veramente, io me lo auguro, condiviso da tutti, anche i consiglieri presenti in quest'aula, perché questo significa modernità, progresso, collegamento, scambio economico e futuro per questa regione. Grazie. Non so se la vicepresidente Fioroni vuole replicare per 2 minuti. Sì, Presidente, semplicemente per ringraziare la Presidente Tesei che come al solito nelle sue risposte è sempre chiara e puntuale, ma per ringraziare lei e tutta la Giunta per aver intrapreso questo percorso di rilancio di un asset così importante come per la nostra regione come l'aeroporto. Con coraggio e determinazione si sta disegnando il presente e il futuro di questa regione, ma anche di quegli strumenti che possono, come diceva prima la Presidente, essere attrattori, veicolatori e sicuramente moltiplicatori di quello che è un investimento che questa regione sta facendo, soprattutto nell'essere più attrattiva anche nel turismo e anche nell'ambito economico. Chiaramente, Presidente, poi magari ci riserveremo di avere altri aggiornamenti dopo la data la data ultima appunto del 30 settembre per comprendere quale sarà l'assetto effettivo della SASE. Quindi ringrazio di nuovo la Presidente e tutta la Giunta perché per noi questo è sicuramente un elemento di rilevanza sostanziale per rilanciare l'Umbria. Grazie. Grazie Vicepresidente Fioroni. Adesso l'oggetto numero 28, interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Melasecche, attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa numero 144 dell'11 maggio 2021, recante Ferrovia Centrale Umbria, intervento in merito all'ottimizzazione degli orari di trasporto e coinvolgimento dei sindaci dei territori interessati. Prego al Presidente della Seconda Commissione Mancini di... Grazie Presidente, arriviamo velocemente al dispositivo per cestare nei tempi che questa interrogazione ci consente. Quindi, vista la deliberazione dell'Assemblea numero 144 dell'11 maggio 2021 recante Ferrovia Centrale Umbria intervento in merito all'ottimizzazione degli orari di trasporto e coinvolgimento dei sindaci dei territori interessati. Ricordato che con detta
deliberazione numero 144. L'Assemblea legislativa ha impegnato la Giunta regionale ad assumere ogni iniziativa in considerazione che tale proposta proviene dal BAS e risponde ai bisogni più volte manifestati dai cittadini, che consenta di rivedere l'attuale orario di servizio con l'eliminazione delle corse veloci su gomma che, pur collegando Città di Castello a stazione di Perugia Sant'Anna, bypassano i centri abitati di Umberti e Ponte San Giovanni, nodi fondamentali per il trasporto ferroviario nella nostra regione. A tal fine occorre prevedere, in sostituzione delle corse veloci su gomma, l'istituzione di treni veloci confermate su Trestina, Umberti e Ponte San Giovanni, con numero 3 corse veloci nel corso della mattinata e numero 3 corse di rientro, senza ulteriori aggravi in termini di chilometro treno. Ad assumere ogni iniziativa che modifichi ed ottimizzi gli attuali orari di partenza da Città di Castello verso Ponte San Giovanni e ritorno, al fine di permettere l'interscambio con i servizi di Trenitalia verso Pontivegge, Umbria, Università, Ospedale Silvestrini, sia verso l'Assisi Foligno Terni Roma, mettendo in atto anche gli interventi di riqualificazione delle stazioni esistenti, potenziando le biglietterie e i servizi ai viaggiatori, di porre in essere tutte le azioni utili affinché si ristabilisca il collegamento ferroviario Città di Castello Sansepolcro, nella volontà politica che tutto l'intero tratto ferroviario diventi di interesse nazionale, di porre in essere il ripristino della ferrovia Sansepolcro-Arezzo, supportando e riqualificando come progetto interregionale la proposta della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo, invitando la Regione Umbra a coordinare azioni comuni, ad assumere ogni iniziativa che, in sintonia con l'attuale piano regionale dei trasporti, potrà trovare conferma ed implementazione nei successivi atti di programmazione del settore, coinvolgendo anche i sindaci di comuni interessati, al fine di rendere effettivo il collegamento tra il Fondo Valle e i comuni collinari Alta Valle del Tevere, anche mediante integrazione con bus di minori dimensioni del TPL, trasporto scolastico dedicato, in maniera tale da rendere effettivo lo sfruttamento della rete ferroviaria per finalità turistiche, aprendo revisione di tabelle sinottiche relative agli orari delle percorrenze. Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale per sapere quali indicazioni contenute nella deliberazione dell'Assemblea predetta, recante appunto Ferrovia Centrale Umbra, intervento in merito all'ottimizzazione degli orari di trasporto e coinvolgimento dei sindaci e dei territori interessati, sono già in corso di attuazione. Grazie. Prego, Assessore Melasecchi. Il Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto, sul tema della velocizzazione della linea ferroviaria Città di Castello Perugia a Ponte San Giovanni, opera in condizioni fortemente limitate per effetto delle disposizioni dettate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e quindi condiziona pesantemente le scelte che possiamo fare in questo momento. Già nel luglio 2020, a pochi mesi dall'insediamento della nuova amministrazione, ho convocato Bus Italia, gestore di servizi, ed RFI, attuale gestore dell'infrastruttura, al fine di trattare una serie di questioni rilevanti, fra queste l'aumento dell'attuale velocità di esercizio sulla tratta ferroviaria Perugia-Ponte San Giovanni-Città di Castello, definizione delle problematiche inerenti la eliminazione di 4 passaggi a livello e l'istituzione di collegamenti ferroviari diretti, senza fermate intermedie, tra Perugia-Ponte San Giovanni-Umberti e Città di Castello. Questa è una tematica, come ho già rilevato e come risulta dai documenti, è fortemente condizionata dalle normative ferroviarie, nonché dalle condizioni fisiche dell'infrastruttura ferroviaria, attualmente ancora interessata da importanti interventi di potenziamento e di ammodernamento, tra i quali quello dell'installazione del nuovo standard ERTMS, standard nazionale RFI, che consentirà, mi auguro, entro pochi mesi, l'apertura del cantiere per portare la velocità dagli attuali meno di 50 km medi ai 95 km massimi, riducendo notevolmente i tempi di percorrenza. Tra l'altro, la nota che io ho scritto molti mesi prima dell'interrogazione prevedeva anche la richiesta formale di arrivare a Fontivegge, consentendo quindi un miglioramento notevole per gli utenti.
Tornando alla velocizzazione, sia Busitalia che RFI abbiamo insistito in tutti i modi per ottenere alcuni risultati fondamentali, fra cui il principale è quello di cui si parlava, e cioè la saltare tutte le stazioni minime e intermedie, favorendo la tratta diretta Città di Castello, Umbertide, Ponte San Giovanni. Tale configurazione, però, specialmente per i servizi di interesse scolastico, determina criticità in ordine all'utenza potenzialmente non servita, che si troverebbe a dover anticipare la propria partenza per poter arrivare nelle scuole nei tempi previsti. Inoltre, la proposta considera i tempi di incrocio alle stazioni con i treni in direzione contraria non in linea con quelli previsti dalla normativa nazionale. Quella proposta, infatti, considera 2 minuti di fermata anche in incrocio, mentre la norma obbliga il treno a fermarsi per almeno 5 minuti. Considerato che, ad esempio, il treno proposto delle 6.35 da Città di Castello deve incrociare 3 treni in direzione nord, ne consegue che servono almeno 9 minuti in più rispetto a quelli stimati dall'associazione Mosaico. Quindi la proposta non è in linea con le normative attuali, quindi non è tecnicamente realizzabile nelle condizioni tecniche attuali, se non in fasce orarie in cui non vi siano treni in direzione opposta. Tuttavia, rispetto alla proposta che ci è stata fatta di Busitalia, cioè di fare un treno diretto ma in orario di morbida che non serve a nessuno, perché non ci sono viaggiatori alle 11 della mattina o a mezzogiorno, noi stiamo insistendo e abbiamo chiesto un intervento anche di RFI per vedere se è possibile cambiare le tracce, cosa non semplice, ma possibile, in modo tale da conseguire fin d'ora risultati importanti. Chiudo e ricordo, primo, che proseguono i lavori alacremente per il ripristino della tratta Sant'Anna-Ponte San Giovanni, che darà vantaggi enormi per tutti gli utenti che vengono dall'Alta Valle del Tevere, perché entreranno direttamente nel cuore di Perugia. Con il Comune di Perugia, dopo, devo dire, numerosi tentativi, stiamo conseguendo quel risultato sperato da tanti anni, cioè la eliminazione di 4 passaggi a livello, che ci consentirà anche quello di guadagnare un'altra decina di minuti. Confermo inoltre i brillanti risultati ottenuti sul fronte della progettazione, perché Italfer ha consegnato il progetto ad RFI per l'applicazione del sistema ERTMS, che è quello poi che porterebbe a standard nazionali di sicurezza e di velocità. Entro pochi mesi, anzi la gara è già in corso a livello nazionale da parte di RFI, quindi io mi auguro, così è nelle premesse, che entro pochi mesi potrà finalmente vedere quella tratta, la velocizzazione di cui si parlava da tanti anni e che non era stata mai conclusa. Aggiungo, sul fronte delle rendicontazioni stiamo riacquisendo quei fondi fondamentali, perché da 15 anni la Regione dell'Umbria non aveva rendicontato con Umbria Mobilità al Ministero e quindi non riusciva a sbloccare i fondi indispensabili per concludere lavori fra Sant'Anna e Ponte San Giovanni e per concludere lavori nella tratta di cui parliamo. Io ritengo che possiamo essere notevolmente soddisfatti. Certo, la situazione che abbiamo ereditato era ed è problematica, difficile, condividiamo pienamente, ma i risultati che stanno arrivando sono i migliori tecnicamente possibile nel più breve tempo possibile. Grazie. E non so se il Presidente Mancini. Prego, Presidente Mancini. Guardi, io Assessore onestamente prendo con quasi con Vangelo quello che ovviamente lei mi ha e poc'anzi ci ha rappresentato. Tuttavia io i treni l'ho presi, ci sono salito sopra. E onestamente, pur rispettando i limiti di velocità imposti dal sistema di sicurezza, le velocità si possono aumentare, perché Bus Italia fa le tracce per avere ampi margini per stare in orari. Cioè,
qui abbiamo una palese, secondo me, dicotomia fra un gestore che fa sia la gestione ferro, parte commerciale, sia la gestione gomma. Non funziona così. Questo io penso che ormai lei l'abbia capito, anche perché nelle sue dichiarazioni finali nessuno rendicontava puntualmente quello che si spendeva, eccetera. Spero che chiaramente, se lei ravvisa irregolarità, le segnala l'autorità giudiziaria, perché 15 anni di ritardo in qualche maniera possono, di ritardi, non di ritardo, possa essere magari non normale, perché se si fa spesa pubblica è normale che i tempi che impone la spesa pubblica ne conseguono atti amministrativi puntuali e chiari. Quello che chiedono questi signori, che io ho potuto verificare, che non sono qualcuno che in qualche maniera vuole arrivare in orari in un luogo da solo, sono utenti che hanno fatto riferimento a possibilità che in passato venivano coperte. Quindi non accettiamo che Bus Italia o Trenitalia, col discorso delle tracce, mettano in discussione delle possibilità. Cioè, io quindi la invito caldamente a parlare con i tecnici che operano sulla rete ferroviaria, non quelli di Bus Italia, i tecnici che guidano i treni, perché questa è la vera spina nel fianco, cioè chi tecnicamente è in grado di farci guadagnare minuti preziosi. E il tema della risoluzione, e chiudo Assessore, il coinvolgimento della territorio, di un territorio così importante, era per dare giustamente a lei e alla Giunta una carica politica, una forza politica per perorare le cause che lei ha messo nei tavoli nazionali, tra l'altro in un quadro di governo dove tutte le forze politiche, tranne Fratelli d'Italia, sono orientate da questa parte. L'Alta Valle del Tevere ha una conformazione politica non ovviamente monocolore, bicolore, e quindi queste energie di questi sindaci che incarnano questo territorio devono e vogliono essere al suo fianco, e questa è l'importanza che lei deve mettere nell'agenda: essere l'elemento coalizzante di una volontà di un territorio che è anche espressa da questa giunta. E questo passaggio, bypassando i consigli, i giudizi giusti o sbagliati, che sono comunque di un operatore che da anni gestisce in maniera esclusiva quella tratta, su cui, mi permetta Assessore, non abbiamo, secondo me, confronti tecnicamente obiettivi, questo lo voglio dire. Quindi il giudizio dei cittadini, il giudizio degli operatori, di chi opera, ma soprattutto anche un giudizio coordinato, politico, nei tavoli nazionali, coinvolgendo le imprese, i territori, le associazioni, i sindaci, sarebbe lei, nella sua figura, equalizzante per darle una sostanziale e maggiore forza per perorare diritti di un territorio. Grazie.